Amici del mio viaggio a New York, abbiamo un altro fantastico pacco. Devo capire come aprirlo. È sempre un po' un mistero l'apertura dei pacchi. C'è proprio secondo me una filosofia dell'apertura dei pacchi. Qua non capisco dov'è l'entrata del pacco. Ci vorrà un po' di tempo, vi avviso. Ma sono molto curioso di capire di cosa si tratta. Sono molto molto curioso. Cosa sarà? Cosa sarà? Cosa sarà? Cosa sarà, ragazzi? Cosa sarà? Ragazzi, l'emozionante momento in cui apri un pacco, amici. Ma cos'è? Nardone. Boh. Ragazzi, nardone, non so cosa sia. Piaceri da assaporare. Nardone, piaceri da assaporare. Oh, Madonna, stavo facendo cadere la telecamera. Bisogna ovviamente cercare di aprire in tutti i modi, ma Piero dalla più antica tradizione irpina. Ti invio un omaggio dei torroni prodotti nella mia azienda. Spero di farti cosa gradita. Qua andiamo sul pesante. Bellissimi, mamma, quante cose dolci che ho. Quante cose dolci che mi mandate al limoncello. Questi a cos'erano? Ricoperti di cioccolato al limoncello. Madonna mia. Torroncini assortiti. Sono fighissimi. Sono davvero belli. Al pan di Spagna. Ah, guardate qua, poi ne voglio provare uno. Stupendo, provo ne provo uno dopo, dai. Mamma mia, bellissimi. Mi piacciono proprio. Wow, i croccantini artigianali. Questi sono un'altra stupenda cosa. Altri croccantini artigianali di nocciole selezionate. E voilà, amici. Ma dico che sono proprio fighissimi. Ecco qua. Questi sono veramente, li posso usare per l'Halloween per i ragazzi. Eccoli qua, amici. Apriamoli. Questo nardone tenero al latte. E lo proviamo. Bisogna sempre provare perché ci stanno tanti sapori italiani. Ecco qua, lo apriamo. Qua, bello. Questo inzuppere pure nella Nutella. Fantastico questo, amici. Proviamo anche questo al pan di Spagna ricoperto di cioccolato fondente. Apriamolo, vedete che bello, proviamo. Buonissimi amici, grazie di farmi conoscere il Made in Italy. Voglio promuoverlo, questa pagina lo seguono tanti italo-americani degli Stati Uniti. Facciamo conoscere prodotti che magari qua non arrivano e che possiamo portare sempre più cose italiane a New York. Un applauso a tutti gli italiani! Ciao!